foglie di erba, nuove verità, Cina scientifica e ancora niente compiti nel weekend. Questa è Newsroom, le nostre notizie al mondo. La strage di Erba è così che ognuno di noi ricorda il fatto di cronaca di inaudita violenza avvenuto la sera dell'11 dicembre 2006 a Erba, un piccolo comune della provincia di Como. La giustizia italiana indica la coppia di coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo, come responsabili del feroce omicidio di 4 persone: Raffaella Castagna, suo figlio di 2 anni Youssef Marzouk, sua madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Premettiamo dunque che esiste una verità giudiziaria. Stefania Panza, scrittrice e analista forense, ai microfoni di Pop News ha illustrato quelli che secondo lei, e non solo, sono stati gli errori commessi dagli attori coinvolti. Diciamo che già l'11 dicembre 2006 si commette proprio nell'immediatezza del delitto un grande errore, nel senso che il procuratore capo allora della Repubblica di Como intorno alle 11:30 fa una conferenza stampa che poi viene mandata in onda a tutti i telegiornali di mezzanotte, dove sostiene che come autore della strage si cerca un tunisino barra marocchino, Azouz Marzouk. Quindi si era già puntato il dito a 3 ore dall'evento su un possibile colpevole. Peccato che si prende subito una grande cantonata, perché si viene a sapere che Azouz Marzouk era in Tunisia. Il dibattito sulla strage di Erba si è riacceso dopo che il sostituto procuratore generale di Milano, Kuno Tarfusser, ha depositato una richiesta di revisione della sentenza di condanna per Rosa e Olindo. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Cina ha superato gli Stati Uniti per numero di contributi sulle riviste scientifiche, segno della crescente influenza del paese nel mondo della ricerca accademica. Il Nature Index, che tiene traccia degli autori in 82 importanti riviste scientifiche, ha rilevato che gli autori affiliati alle istituzioni cinesi sono più prolifici delle loro controparti statunitensi nelle scienze fisiche, chimiche, della terra e nelle scienze ambientali. L'unica categoria in cui gli Stati Uniti sono ancora in testa è quella delle scienze della vita. Le citazioni della ricerca cinese sono aumentate dopo i riferimenti al sequenziamento del genoma del Covid-19. Ma sebbene le classifiche della ricerca scientifica ora posizionino la Cina davanti agli Stati Uniti, i due paesi sono i maggiori collaboratori bilaterali della ricerca e molti degli articoli più citati della Cina sono prodotti in collaborazione con ricercatori internazionali. Vietato fare i compiti nel fine settimana. Il sogno di molti degli studenti in tutto il mondo potrebbe diventare realtà nelle Filippine, dove il membro della Camera dei Rappresentanti, Sam Verzosa, ha avanzato una proposta di legge proprio per vietare alle scuole di assegnare i compiti durante il weekend. Secondo il legislatore, gli studenti hanno bisogno di riposarsi e quando tornano a casa dopo la scuola sono troppo carichi di compiti. A questo, sempre secondo il politico, è dovuta la crisi educativa che vede le Filippine tra i paesi con le prestazioni più basse in lettura, scienza e matematica. Il tempo che i bambini trascorrono a scuola nelle Filippine può variare, con quelli nelle province che trascorrono in media 10 ore al giorno e quelli delle città che ne trascorrono 6. Un carico più leggero di compiti per casa potrebbe migliorare il loro rendimento.